L'avvio, parole anche del tecnico Federico Guidi e del DS Carlo Musa, è certamente in salita. Il Teramo parte il 29 agosto per la trasferta più lunga della stagione e anche per una di quelle più complicate. Ad attenderlo c'è la Virtus Entella del confermato Gennaro Volpe, ma più in generale contro una di quelle compagini che per organico ha le carte in regola per arrivare fino in fondo tra i primi posti. Dopo la retrocessione, i Liguri hanno comunque confermato buona parte di coloro che c'erano anche in Serie B. È andato via De Luca, così come Mancosu, Brunori, Rodriguez, Albertazzi e De Colli. In compenso, però, oltre a Mercai, che tanto bene ha fatto a Vasto Gerardi in Serie D, anche Daniele De Sena, cui sarà affidato il centrocampo, Barlocco dal Vicenza, Facundo Lescano e il giovane Di Cosmo dalla Virtus Francavilla, che vanno ad aggiungersi al capitano Pellitzer, Chiosa, Coppolaro, l'abruzzese Andrea Paolucci, Leonardo Morosini, Capello e Magrassi. Insomma, un organico davvero super. La seconda in casa, l'esordio al Bonolis, sarà col Siena, squadra che viene dalla Serie D ma che ha accolto dietro con Son a centrocampo a quadro, ultima annata a Notaresco, e l'ex bomber del Cesena Ricciardo. L'inizio difficile si completa col Trissa a Modena del 12 settembre. Anche i canarini sono tra le big del raggruppamento. Attilio Tessera ha una rosa di grandissimo spessore. Per Greffi, Ingegneri e Matteo Ciofani dietro, in mediana scarsella dalla Ferrar Pisalò, e davanti una clamorosa abbondanza: Tulissi, Costantino, Monachello, Marotta, Luppio, Gunsei e Minesso. Una batteria da far spavento. Dopo le prime tre, però, il calendario si fa meno ripido. Il Diavolo chiuderà settembre con Vispesaro, Imolese e nel primo infrasettimanale a Lucca. Ad ottobre 6 partite, la più affascinante certamente quella in casa col Cesena del 24, tra le trasferte di Grosseto e Montevarchi, e prima del novembre che porta al derby del 14 contro il Pescara, altra strafavorita del girone B. Olbia in casa e lo stadio dei Marmi di Carrara prima di dicembre, che chiude l'andata e apre il girone di ritorno. Trasferta a Pontedera, in casa contro l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto, e la chiusura complicatissima contro la Reggiana il 19. Ma prima di Natale e dello stop per le festività, si ricomincia col ritorno il 22 al Bonolis, ripartendo proprio dalla Virtus Entella. Il ritorno vedrà le trasferte a Siena, primo turno del 2022, il 9 gennaio, Pesaro contro la Vis, Viterbo e Gubbio, ma prima del Barbetti altro infrasettimanale, per il momento contro una X, con la Pistoiese in vantaggio sul Fano per completare la lista di formazioni del girone B. A marzo al Manuzzi c'è il Cesena, l'altro infrasettimanale di fermo prima del derby di ritorno allo stadio Gaetano Bonolis del 20 marzo. Una settimana dopo si vola in Sardegna a far visita all'Olbia prima del rush finale di aprile, in casa con Carrarese e Pontedera nelle due casalinghe consecutive. Venerdì 15 aprile trasferta ad Ancona due giorni prima di Pasqua e chiusura tra le mura amiche contro la Reggiana, esattamente come nella stagione 2017-2018, con quel 3-3 che non salvò il Teramo, condannato ad un playout che però non disputò mai perché le irregolarità contabili del Sant'Arcangelo condannarono i gialloblu ad una penalizzazione di 2 punti, col Diavolo che festeggiò invece la salvezza diretta. Chiusura il 24 aprile dunque, prima della fase 2. Stavolta per il Teramo non sarà così facile centrarla, considerando la concorrenza e la necessità di abbassare ulteriormente i costi di gestione. Guidi ci proverà e il mercato ancora aperto è lì per provare a dargli una mano.